Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su TikTok e su Twitch, il link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque signori, è arrivato il momento del mega unboxing post Lucca Comics. Avrei voluto far uscire questo video un pochino prima, ma aspettavo ancora della roba che non mi è arrivata, quindi pazienza, lo faccio uscire lo stesso, se no ci vediamo poi a Lucca Comics 2023. Prima di cominciare ragazzi, però, volevo ringraziare lo sponsor di questo video, perché qualche giorno fa gli amici di De Agostini mi hanno mandato a Madrid presso il Comic Restaurant, che è questo posto fighissimo arredato a tema comics, con riferimenti sia dal mondo DC che dal mondo Marvel. Qui ho avuto l'occasione di vedere e tastare dal vivo il prodotto finale della loro nuovissima collezione dedicata al guanto dell'infinito di Thanos. Si tratta di un prodotto veramente magnifico ragazzi, incredibile, curato nei minimi dettagli, realizzato interamente in metallo e alto ben 70 cm. Ovviamente ogni gemma dell'infinito si può accendere ed il tutto è controllabile tramite l'apposito telecomando. Io vi consiglio di fare l'abbonamento online, perché così facendo avrete diversi gadget in omaggio, tra cui la maglietta, il cappellino, la tazza di Thanos e 3 poster. Inoltre, scegliendo di fare l'abbonamento premium, avrete in più una base retroilluminata che comporrete in 10 uscite, e se decidete di pagare con PayPal vi daranno in omaggio una replica del suddetto guanto in scala 1-6 e non pagherete le spese di spedizione. Ogni uscita poi sarà accompagnata dal solito fascicoletto nel quale troverete informazioni, curiosità e dettagli relativi al guanto dell'infinito, alla sua storia editoriale nei fumetti, alla sua storia cinematografica, e il tutto lo potrete inserire nel comodo raccoglitore. Inoltre aggiungo anche che vi consiglio di abbonarvi entro gennaio nel caso foste interessati, perché così facendo riceverete ancora un ulteriore regalo, che è appunto la replica in scala 1-6 del guanto di Iron Man. Ragazzi, il prodotto finale è veramente una bomba. Io personalmente l'ho fatto e sicuramente lo monteremo in live su Twitch ogni volta che mi arriveranno i vari invii. Io vi lascio tutte le varie informazioni qui sotto in descrizione, andate a dargli un'occhiata, ci sono foto dettagliate, tutte le varie foto dei vari gadget che vi ho anche mostrato in questa intro, e niente ragazzi, veramente veramente bomba di prodotto. Io vi auguro buon assemblaggio, ma adesso torniamo al video. Direi dunque di cominciare però facendovi vedere cosa mi hanno dato all'anteprima italiana di Black Panther Wakanda Forever, dove sono stato qualche giorno fa. Andiamo molto veloce perché c'è veramente un sacco di roba da farvi vedere, più tutta la parte delle cover sketchate e delle cover firmate dagli autori. Comunque, allora, c'era questo cappellino di Wakanda Forever, per andare a fare il Kevin Feige in giro della situazione, questo lipstick penso che sia, non sono esperto di trucchi, della MAC a tema Black Panther, perché hanno appunto fatto una collaborazione per l'uscita del film, poi questa spilla molto figa, ben realizzata, grossa come piacciono a me, tonde, piena di dettagli, la metterò magari su qualche zaino insieme a quella dell'Avengers Campus che ho preso a Disneyland. Poi questa è una roba che danno ultimamente alle anteprime, forse da Doctor Strange, almeno io quella che ho è quella di Doctor Strange, che è questa sorta di volumetto dove all'interno troviamo alcune cover importanti relative ai vari personaggi. Questa è ovviamente quella dedicata a Black Panther, e poi c'è anche quella di Doctor Strange da qualche parte. Poi qua abbiamo la borsa di tela di Black Panther Wakanda Forever, dove era contenuto il tutto. C'era anche un bel paccone di pasta Garofalo, che era uno degli sponsor della serata. Ed in più mi hanno dato queste, che davano anche a Lucca. A Lucca non le avevo prese, però fortunatamente me le hanno date qua. Ovvero questo mazzo di carte del nuovo gioco a tema Marvel, Mission Arena. E poi qua abbiamo questo cartoncino con 3 promo, ovvero Thor, Black Widow e Doctor Octopus. Non l'ho ancora aperto, però sicuramente gli darò un'occhiata, anche perché negli ultimi giorni sono infognato con Marvel Snap, anche perché comunque qua vi fa vedere già le carte esclusive nel deck, che è appunto l'Hulk, la versione olografica, poi abbiamo Capitan America, Capitan America, Iron Man, Iron, Black Widow, Hulk, Hulk, cioè così via. Molto fighe. E con questo direi che abbiamo concluso la parte di Black Panther Wakanda Forever. Ora, avrei voluto fare uscire le cose con un pochino di ordine, ma è tutto buttato a cazzo, quindi vi faccio vedere così come capita. Inizierei subito con questa borsettina della Funko che mi hanno regalato mentre ero lì, e all'interno c'erano 2 Funko Pop di Miss Marvel. Miss Marvel col costume finale e Kamala Khan col costume pezzotto di quando va all'Avengers Con. Vi faccio vedere anche tutta la serie, erano effettivamente le uniche 2 che meritavano, perché Bruno ancora, ma se mi davano i Red Dagger o qualche membro dei Jin, penso che li avrei presi e lanciati in un cestino all'interno di Lucca Comics. No, ovviamente sto scherzando amici di Funko, però comunque è per sottolineare quanto mi abbiano fatto schifo i villain e quei personaggi all'interno della serie Marvel. Poi
Andiamo avanti con questo gioco da tavolo pubblicato da Asmodee, che è quello di quei due sul server, si chiama Incipit. Non ho ancora aperto, non ho ancora visto nulla, però erano presenti il buon Nicola e Sinergo, mi hanno visto al volo, me l'hanno praticamente lanciato perché stavano facendo un firmacopie e mi ha detto: ma il gioco ce l'hai? No, e allora te lo do io, va bene. Quindi ringrazio gli amici di quei due sul server. Ritorniamo in campo carte perché facevano provare delle carte di One Piece, quindi sono andato lì a fare la prova e mi hanno dato il mazzo. Non l'ho ancora aperto neanche questo. Tra l'altro doveva esserci una bustina con delle promo che non so che fine abbia fatto, magari uscirà fuori alla fine di questo unboxing nel delirio più totale. Anche questo è un nuovo gioco di carte, ne stanno parlando in molti, non ho ancora visto nulla, però ce l'ho qui. Allo stand di Panini mi sono rubato poi questa bustina con carte omaggio vietata la vendita di Harry Potter, che sono tipo delle card per una sorta di album che stanno facendo non da attaccare. Ve le faccio vedere al volo, molto carine, hanno appunto questo effetto, alcune con il pattern, alcune con la cornice olografica. Non penso che inizierò a fare anche sta roba di Harry Potter perché mi ci manca solo questo all'interno di casa. Andiamo avanti con la variant di Amazing Spider-Man, quella per John Romita, e in più la toppa di Spider-Man che davano. Non è limitata, ho visto già gente che la sta rivendendo a prezzi esagerati su eBay, la trovate ancora sul sito di Panini, quindi se volete recuperarvela andate in fumetteria perché molte le hanno ancora, oppure andate sul sito di Panini. E la toppa, boh, la toppa è figa, anche questa vorrei attaccarla da qualche parte. Andiamo avanti con La Terra dei Figli, che è il nuovo fumetto di Giuseppe Grossi e Lorenzo Nicoletti. Giuseppe Grossi è un amico, me l'ha regalato, me l'ha dedicato, è un fumetto a tema western. Sono stracurioso perché lui è grande fan di tutto questo genere. Sfogliandolo ci sono già un po' di citazioni da alcuni spaghetti western famosi, film di Tarantino, quindi vi farò sapere. Grazie mille Giuseppe. Andiamo avanti con un'altra opera di un amico, il buon volume, la buona raccolta di vignette del caro Boban, edito da Tore Edizioni. Queste sono le vignette che ha fatto uscire nel corso dell'anno scorso, credo. Tra l'altro qua trovate anche una mia parte che ho scritto per lui all'interno del libro, non vi faccio spoiler di niente, ed ovviamente me l'ha sketchata con la dedica e ha fatto la mia versione in Mago Andre. Questa è una storia che un giorno vi racconterò più nel dettaglio, quindi grazie mille Boban. Perché ho questo volume di Super Hero Spider-Man? Perché c'era Camuncoli alla fiera e quindi gliel'ho portato e gliel'ho fatto autografare, ma non mi ha fatto solo questo, come avrete già ben visto su Instagram. Comunque un po' di cose solitamente quando vado a Lucca me le porto dietro da casa, sapendo chi c'è e chi non c'è, per farle appunto autografare o sketchare. Da Panini mi hanno smollato un po' di adesivi di Batman, ho preso la variant su appunto un nuovo volume di Batman. Poi dagli amici di Coconino mi hanno dato nessun altro di Kikuo Johnson, che non ho ancora sfogliato, però mi hanno detto che avrebbe vinto un premio mentre eravamo lì presenti in fiera, quindi ho detto: senti, dagli un'occhiata perché secondo me ti piacerà. Di tutta sta roba non ho avuto ancora il tempo di leggere nulla, quindi non mi esprimo sulle cose che non conosco, però sembra molto figo. Altra cosa che invece volevo tantissimo e mi hanno dato sempre gli amici di Coconino è 2120, che è questa sorta di libro game pazzurdo da quello che mi hanno detto. Vi faccio vedere più o meno come funziona, come i normali libri game. Tu cominci da pagina 1, inizi a leggere le didascalie e poi fai: vado alla porta o esamino la finestra? Vado alla porta, quindi pagina 2, giro e prosegui con le istruzioni, esamino il foglio o vado la porta, e vai avanti così. Ed è una roba folle da quello che mi hanno detto, ma anche sfogliando le tavole, cioè sembra veramente qualcosa di pazzesco. Ci sono alcune scene super creepy e mi hanno detto che è super inquietante in diversi punti, e non vedo l'ora di andare a prendermici del tempo e andare ad esplorare questo mondo creato in questa sorta di libro game. Sarebbe secondo me anche interessante la portare in live su Twitch, magari ci faccio una pensata, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Cioè, fighissimo, cos'è sta roba? Ho già l'ansia. Poi andiamo avanti con Moon Knight, la missione della mezzanotte. Come vi dicevo, stessa cosa che ho fatto per Super Hero Spider-Man, c'era il buon cappuccio, quindi gliel'ho portato e me lo sono fatto autografare. Questo l'avevo già preso, l'avevo già letto, tra l'altro run incredibile, pazzesca. Poi rimaniamo sempre in casa Panini. Non ci sta manco nell'inquadratura perché dato che c'era il buon Bermejo presente in fiera, mi hanno dato il mega volume di Batman dannato, l'edizione in bianco e nero. Storia incredibile, ce l'ho già la versione a colori, tra l'altro magari ve la faccio vedere, e Bermejo me l'ha sketchato e autografato, e ringrazio tantissimo, veramente un volume mastodontico. Vi faccio vedere la
versione classica, che era questo qua con la sovracopertina, è praticamente, non dico la metà, ma è molto più piccolo, e questa è la versione a colori. Storia che vi consiglio assolutamente di recuperare perché è una mina assurda, e poi Azzarello e Bermeo insieme sono una coppia che fa faville sempre. Cioè, guardate che bomba le tavole così. Di cosa stiamo parlando? Quindi grazie ancora agli amici di Panini. Passiamo in casa Saldapress perché mi hanno dato Radiant Black. Radiant Black è un nuovo fumetto che Kirkman ha descritto come il nuovo Invincible. Ora, le tavole in effetti ricordano molto lo stile di Ryan Otley. Non ho ancora letto, però sono molto molto curioso, soprattutto di sapere se rispetta le aspettative, dato che Kirkman non parla vuoto. Edizione sempre fantastica di Saldapress. Vediamo se c'è tipo da qualche parte. Eccolo qua. La serie per tutti a quelli a cui manca Invincible. Kirkman, non mi deludere, mi raccomando. Andiamo avanti, qua sta per crollare tutto, con questa bestia qua. La spada di Vader della Hasbro. L'ho unboxata direttamente allo stand della Hasbro, insieme ai presenti, e tra l'altro vi ringrazio perché siete passati in tantissimi, e ne ho approfittato e me la sono portata a casa. Spada veramente pazzesca. Poi c'è il pulsantino che quando premi, non so se si vede, fa l'effetto del colpo. Curata veramente nei minimi particolari, il metallo, guardate la zigrinatura qua, un prodotto incredibile. Ne ho diverse, ho quella di Luke, ho quella di Ahsoka, ho quella del Conte Dooku. Mancava effettivamente quella di Vader per la gioia di Paola, e anche perché non so effettivamente dove metterla, ma comunque un posto si trova, un posto si trova. Dunque ragazzi, direi che con le cose portate a casa da Luca Comics dovremmo esserci. Non so che fine abbia fatto la bustina con le promo di One Piece, ma spunterà fuori. Ma è arrivato il momento che tutti voi stavate aspettando, ovvero farvi vedere la mia collezione di cover originali autografate e sketchate. E direi di cominciare subito da The Amazing Spider-Man numero 1, la nuova run dove ritorna Joe Romita Jr. Gliel'ho portata, l'avevo presa a New York e a Londra in 8000 versioni, variant, eccetera. Gliel'ho fatta firmare, qua ho messo la sua firma. Tra l'altro questa cover, dato che ci tenevo particolarmente, l'ho presa anche in CGC, ovviamente 9.8, perché sono un malato di testa, e se non sono 9.8 diciamo che le schifo, almeno quelle che si possono recuperare così. E niente, gli ho fatto autografare questa più un'altra chicca che vi faccio vedere poi nelle versioni sketchate. Poi Moon Knight autografato da Cappuccio, queste sono tutte cose sempre in lingua originale. Questa cover pazzesca di Checchetto di The Amazing Spider-Man, che mi ha autografato, come mi ha autografato due numero uno della sua seconda stagione, appunto, di Daredevil con Zaschi. Le firme sono qua e qua. Poi andiamo avanti perché qui ho un bel po' di roba di Gabriele Dell'Otto. Queste sono cover doppie, sia in versione normale, cioè normale variant, e in versione virgin, che vuol dire che non hanno le scritte. Io ho appunto Spider-Man, questo Ghost Rider, come vedete vedere qua c'è la firma di Gabri, Venom nella sua versione Back in Black, un'altra di Venom. Tra l'altro qua da qualche parte ci sono anche dei cartoncini, questo è per esempio di Scorpion Comics, che certificano che appunto una cover in versione limitata, 1500 copie appunto solamente per diversi siti o fumetterie. Poi abbiamo Venom con questa cover di Carnage, Symbiote Spider-Man, questa è una delle mie preferite in assoluto, guardate che bomba di lavoro, sempre in versione normale, in versione virgin, di Amazing Spider-Man, sempre in versione normale, in versione virgin. E poi qua ci sono altre cover random che gli avevo fatto autografare nel tempo, ovvero Secret Invasion e un'altra di Secret Invasion. Poi abbiamo Radioactive Spider-Gwen, autografata dal Lupacchino, come questa di Captain Marvel, la versione variant di Gwen Stacy, sempre autografata dal Lupacchino. Poi abbiamo questa variant di Civil War numero 0, che mi ha autografato sia Ribic, che fa sempre sto scarabocchio stupido, cioè veramente sono due righe, che il buon Coipel, che ha disegnato la storia. Altra cover dei Fantastici 4, sempre del buon Ribic, che ho fatto autografare quando l'ho incontrato all'evento al Lago di Como. House of M, il numero 1, questa è la cover, quella che si apre e fa appunto il mega posterone, che ho fatto autografare a Coipel. Questa variant di Miles Morales e Spider-Man, con Miles con questo costume ispirato a Capitan America, che ho fatto autografare a quello che ha disegnato la storia all'interno, e anzi ho disegnato la cover sicuro, la storia non mi ricordo. Poi questa variant di Forbidden Planet di Age of Ultron, autografata da Bendis, cioè almeno me l'hanno venduta come autografata da Bendis, costava 5 sterline, ho detto vabbè, la prendo di base sulla fiducia. Questa variant di Batgirl, che ho fatto autografare a Mirka Gandolfo, la cover ovviamente è sua. E poi qua abbiamo She-Hulk, il numero 6, che è la storia dove il buon Luca Maresca mi ha disegnato facendomi fare un cameo, che gli ho fatto autografare, questa ce l'ho in 4-5 copie in giro. Ah, e poi qua c'è ancora una variant random di
Venom, sempre di Dell'Otto, che gli ho fatto autografare. E queste, ragazzi, sono quindi le mie cover originali firmate dai vari attori e disegnatori. Ne ho una scatola piena di cover in lingua originale da far filmare, far sketchare in giro, però magari quelle ve le faccio vedere in un secondo momento. Dunque, ragazzi, arriviamo adesso alle famose blank cover sketchate, perché in America in lingua originale fanno molte volte queste cover variant, che sono appunto vuote o nere, in questo caso per Venom, da far sketchare dai vari autori quando li trovate in giro. Io ne ho prese diverse, anche roba tipo questa qua di Superman, che non so quando riuscirò a far sketchare, perché comunque mi facevo fare i vari sketch sui fogli che appendevo al muro, poi ho finito lo spazio sul muro, e da tenere buttati nel raccoglitore mi fa cagare come concetto, e ho deciso di fare questa sorta di album stile figurine con le cover sketchate, un album super dispendioso, però appunto mi piaceva l'idea. Quelle di Spider-Man le ho prese praticamente tutte quelle che ho trovato online, alcune anche in doppia copia, perché Spider-Man è ovviamente il mio personaggio preferito, e se devo scegliere tra Superman e Spider-Man, per esempio, vado su Spider-Man. Però quello che vedrete qua non è solo Spider-Man, al 90% Spider-Man, ma c'è anche altro. E direi di cominciare con la variant del numero 789 di The Amazing Spider-Man. Eravamo in pieno ciclo Marvel Legacy, hanno fatto questa variant con il titolo in stile old school, gliel'ho portata quindi a Giorgio Mita Junior, a Lucca, che mi ha fatto il suo sketchettino di Spider-Man, e mi ha fatto anche la firma estesa, solitamente fa JR JR, e poi mi ha messo 2022 Lucca. Poi passiamo a due perle incredibili: The Amazing Spider-Man 25 e The Amazing Spider-Man 1, che mi hanno sketchato rispettivamente il buon Camuncoli, che mi ha fatto anche questo effetto sullo sfondo, io lo amo la follia, e poi Gabriele Dell'Otto ha tirato fuori questo capolavoro incredibile. Cioè, guardate che bomba, sono veramente emozionato. Tra l'altro, guardandole così sembrano cover variant normali, invece no, le hanno fatte a mano di fronte a me, io li ringrazierò a vita per questo. Poi Spider-Gwen di Jacopo Camagni, anche questo è il numero 01, la variant. Guardate che lavoro assurdo mi ha fatto, super sensuale la Gwen Stacy e la Spider-Gwen di Camagni. Spero che lo buttino su una serie regolare su di lei, perché io mi sono completamente innamorato. E accanto a Spider-Gwen non potevo non mettere la She-Hulk di Luca Maresca. Ora, purtroppo di She-Hulk non hanno fatto variant blank della sua run da portarli, da farli sketchare. Avevo una blank di Empire, che tra l'altro è uscita in mega volume omnibus giusto qualche giorno fa da Panini, dato che lei è presente comunque all'interno della run, per farla mettere su una cover random gliel'ho fatta mettere su Empire, e anche qui ha fatto un lavoro incredibile. Grazie ancora a Luca e grazie ancora a Jacopo. Poi The Amazing Mary Jane numero 1, la variant ovviamente blank, che ho fatto sketchare da Mirka Andolfo, che mi ha fatto poi questo dettaglio rosso che amo la follia e ringrazio. E poi Spider-Gwen numero 1, che ho fatto fare da Sara Pichelli. Andiamo avanti, perché il buon Federico Vincentini mi ha fatto questo capolavoro assurdo su The Amazing Spider-Man Rinnovare le Promesse del ciclo Secret Wars. Anche questa era una blank, cioè guardate che lavoro pazzesco che mi ha fatto proprio tutto lo Spider-Man intero, ovviamente me l'ha firmato. E poi l'ultima, anzi no, non è l'ultima, è New Avengers, che ho fatto sketchare dal buon Cappuccio, e mi ha fatto ovviamente il suo Moon Knight. Spero di recuperare anche la blank che hanno fatto sulla sua run, anche se è praticamente impossibile da trovare, perché era uscita in versione ultra limitata per una fumetteria, anche se molto figa, perché sui bordi ha l'effetto come appunto le tavole originali della Marvel. Però anche qui, ragazzi, guardate che lavoro pazzesco che mi ha fatto Alessandro. E poi questo è un progetto che ho lanciato, avrei voluto far fare a tutti, però non posso andare da tipo Dell'Otto dopo che mi ha fatto questa roba qui e andargli a rompere le scatole dicendo se mi faceva anche le testine, perché ho preso delle blank, in questo caso quella di The Amazing Spider-Man e quella di Venom, e la mia idea era andare dai vari disegnatori e fargli fare le testine. Ora, magari poi quando li ribecco nel tempo gli faccio fare anche le testine. Lo spazio comunque era quasi finito, e anche qui non sapevo se prendere una nuova cover o fargliela sketchare dietro come fanno molti. Il problema è che, per come l'ho impostata io, soprattutto perché c'è il cartoncino qua, avrei penalizzato chi mi faceva lo sketchettino dietro. Ve li faccio vedere alla veloce. Questo è lo Spider-Man di Federico Vincentini, lo Spider-Man di quello, lo Spider-Man di Sara Pichelli, lo Spider-Man di Coipel, che ha fatto un lavoro assurdo, gli ho detto fammi una testina al volo, me l'ha anche colorata, e lo Spider-Man di Luca Maresca. Mentre qui su Venom abbiamo sempre il Venom di Vincentini, il Venom di quello, il Venom di Luca Maresca, e poi doveva essere tipo il Venom di Sara Pichelli, ma ha fatto una sorta di Miles, se è sbagliata, però vabbè, sti cazzi. E quindi, ragazzi, queste sono le mie blank cover sketchate. Ne ho veramente una valangata, potrei farci due album interi, perché ho una scatola qua piena. Spero di riuscire man mano nel corso del
il tempo a farle schiacciare praticamente tutte, anche perché comunque ne stanno uscendo di nuove. Io vorrei troppo recuperare la variant rossa blank per gli sketch di Devil's Reign, di Checchetto e Zaschi, ma è veramente introvabile. So che si trova in italiano, ma io preferisco per le firme e gli sketch tenere tutto in lingua originale. Non rivenderò mai nulla di tutto questo, però comunque a livello di valore in lingua originale ha un pochino più valore rispetto ovviamente a quello italiano. Quindi ragazzi, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, mi raccomando con un commentino qui sotto, fatemi sapere quale cover firmato, quale cover sketchata è quella che vi ha colpito magari di più particolarmente. Ho un paio di autori che voglio andare a pinzare da qui a fine anno, quindi sicuramente ci sarà qualche ulteriore aggiornamento. Per quello vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram per tenere sott'occhio tutto quanto. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi lascio anche il link di tutto quello che vi ho mostrato qui in descrizione, e niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!